Buongiorno, buongiorno a tutti, buon sabato, buon weekend. Eccoci qui con un nuovo contenuto, sarà molto veloce in realtà, giusto per scambiare due chiacchiere, anche perché mi state inondando di messaggi, soprattutto riguardante il tempo di Pasqua. Andiamoci molto cauti sul tempo di Pasqua, sul lungo ponte e weekend pasquale, semplicemente perché mancano 2 settimane quelle weekend. E, allora, prima di iniziare questa chiacchiera, qualche minuto insieme, di farci qualche minuto insieme, di prenderci questo caffè virtuale insieme. Se non l'avete fatto, come sempre, iscrivetevi al canale, perché questo canale, questa nuova avventura che io sto facendo su YouTube mi sta dando veramente molte molte soddisfazioni, ma direi che possiamo iniziare a parlare anche al plurale, ci sta dando molte soddisfazioni. Oltretutto è un canale YouTube che fa dei video mirati, sapete, si parla del lungo termine, sono video saltuari anche a volte dopo una settimana, e nonostante ciò siamo più di 1100 iscritti, e quindi questa cosa non ci può fare che piacere. Allora, per chi non l'avesse fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e, come sempre, lasciate un bel pollicione in alto alla fine del video e un commento. Perché ho voluto fare questo contenuto? Perché ho voluto fare questa chiacchiera con voi questa mattina e prenderci questo caffè? Perché ovviamente sono iniziati i titoli roboanti, sono iniziate le sentenze per Pasqua, insomma. È iniziata la campagna click, perché più ci si avvicina a Pasqua e più ovviamente si va a caccia di click, con i soliti titoloni, con il gelo e neve in arrivo a Pasqua, con le cartine modificate. E allora, ovviamente, vi capisco, mi inondate di messaggi, sia ovviamente sui social, sui canali social. Mandate i messaggi anche alle testate giornalistiche per le quali lavoro, scrivete: ma Stefano Bernardi, cosa ne pensa di quelli che hanno scritto, di quelli che hanno detto? Allora, parliamoci chiaro. Quando si parla di lungo termine, soprattutto quando si va oltre i 7-10 giorni, non si può parlare neanche di tendenza, io ve l'ho sempre detto. Non si può parlare, figuriamoci, di previsione, veramente è la più mera fantasia. Possiamo parlare di segnali per cercare di capire eventualmente come potrebbe impostarsi poi una tendenza quando si scende, casomai, sotto i 10 giorni. Quindi, quando leggete ovviamente titoli gelo e neve a Pasqua, gelo e neve a Pasqua, vi spieghiamo i motivi, tutte queste cose qui, ovviamente sono i classici specchietti per le allodole, così voi andate lì, fate il click, risulta il click, e che ne so, il direttore di quella testata giornalistica, di quel sito, di quella, olè, ho fatto 1000 click, 100 click, 500 click, casomai poi proprio. Diciamo, la linea guida che dà, casomai, quel sito, quella pagina, quella testata giornalistica, la linea guida è proprio quella: voi portate click. Quindi scrivete anche fake news, non ci interessa nulla, l'importante è che facciamo i click. Quando inizia ad avvicinarsi il periodo di Natale, ovviamente questa situazione, questa problematica aumenta, e così come quando si avvicina il periodo di Pasqua, e così il periodo di Ferragosto, insomma, ci siamo abituati. Però voi dovete capire che già una previsione, 72 ore previsione, ha ovviamente una percentuale di attendibilità che scende. Una tendenza oltre i 3 giorni, quindi andiamo alla settimana, si abbassa ancora di più come ovviamente affidabilità, ma soprattutto come margine di errore aumenta. Quando si passano i 7-10 giorni, come facciamo qui su Stefano Bernardi Meteo, sul canale YouTube, dobbiamo cercare semplicemente, si cerca semplicemente di cogliere qualche segnale per poter fare delle ipotetiche, diciamo, per arrivare a fare delle ipotetiche simulazioni su come potrebbe muoversi a macro scala, ecco un altro fatto, a macro scala,
la grande circolazione, le grandi figure bariche, ok? Invece, come spesso accade, a 2 settimane, a 20 giorni, anche a 1 mese, si parla d'Italia. Ecco, già quando vedete questo, che dove si parla d'Italia a 20 giorni, a 15 giorni, vuol dire che non siamo di fronte a cose veritiere, a delle spiegazioni veritiere, ma siamo di fronte a fake news, siamo di fronte a siti a chiappa click e via dicendo, ok? E allora mi inondate di messaggi, e allora scrivete anche sulle testate giornalistiche, scrivete anche a Radio Ciao: ma Stefano Bernardi cosa ne pensa di quello che... Stefano Bernardi pensa che, come vi ho detto anche nell'ultimo contenuto, c'è stata un'inversione dei venti zonali, c'è stato e c'è tuttora in atto uno stratowarming stratosfera, ci sarà una ripercussione anche in troposfera, quindi cosa succederà? Andando verso il finire del mese, già nell'ultima decade di marzo, e poi andando proprio verso il periodo pasquale e anche poi a inizi di aprile, nel lag temporale, chiamiamolo così, 25 marzo, 5 aprile, questo lag temporale di 10 giorni, ecco, all'interno di questo lag temporale certamente avremo delle ripercussioni bariche circolatorie a macro scala. Cosa vuol dire? Vuol dire che si ritornerà, dopo una pausa anticiclonica che stiamo vivendo, a rivivere dinamicità. Dinamicità vuol dire anche che le alte pressioni si potranno posizionare per meridiani, e allora si potranno attivare anche, diciamo, a macro scala, si potrà attivare anche a macro scala una circolazione meridiana. In che modo potrebbe poi arrivare questa circolazione meridiana sul Mediterraneo e sull'Italia? Ancora non è dato sapersi, però certamente si riandrà verso una dinamicità. Quando si va verso una dinamicità, ovviamente, e ci sono le possibilità che le alte pressioni si possano riposizionare per meridiani, non possiamo scartare anche fasi, come vi ho detto nell'ultimo contenuto, anche ipoteticamente fredde, che possa arrivare anche dell'aria più fredda sul Mediterraneo. Non possiamo scartare l'ipotesi di un colpo di coda invernale. Insomma, sono semplicemente ipotesi. Noi ad esempio oggi ci possiamo fermare solamente a questa carta come determinismo, e quindi come tendenza, ecco, questa è la parola giusta, è tendenza. Perché? Perché in questa carta stiamo 144 ore, stiamo al 22 marzo. Cosa ci dice questa carta? Vi ricordate quando vi ho detto che un nucleo del vortice polare se ne sarebbe andato, c'erano i segnali che se ne sarebbe andato verso, sì, si poteva spingere verso il Canada, ok, e un altro invece poteva rimanere più sull'Europa e quindi creare le condizioni per riavere meridianità e quindi dinamicità. Ecco, noi oggi nel determinismo, quindi nella tendenza, possiamo dire che al 22 di marzo avremo proprio quello che noi abbiamo individuato nei contenuti fa come segnali. Adesso è tendenza, ma attenzione, tendenza no sull'Italia. Vedete, se ne va un nucleo verso il Canada, si stacca un altro nucleo del vortice polare che tende a spostarsi verso l'Europa. Ecco che nel mezzo di questi due nuclei ci sarà la possibilità che l'alta pressione si posizioni per meridiani, e che quindi azioni eventualmente perturbate anche dal carattere freddo o relativamente freddo potranno abbassarsi di latitudini, e qui ovviamente staremo attorno poi al 24-25 marzo. Ok, quindi cosa possiamo dire? Che al 22 avremo questa situazione, e quindi nei giorni a seguire l'Europa e anche il Mediterraneo e l'Italia rientreranno in un gioco di dinamicità barica circolatoria. Ed entrando in questo gioco di dinamicità barica circolatoria, vuol dire che l'Italia potrà rientrare in una nuova fase per nuovi peggioramenti. Da difficile identificazione ad oggi di che tipo di peggioramenti, se peggioramenti più miti, più freddi o anche un vero colpo di coda invernale, ad oggi non possiamo dirlo, però certamente dal 22 che si avrà quell'azione in poi, quindi spostandoci verso il 24-25, ecco che l'Italia potrà rientrare in nuove fasi peggiorative bariche atmosferiche, e in questa, diciamo, in questa possibilità non possiamo escludere neanche eventualmente
delle situazioni che possano portare dei peggioramenti anche con temperature più fredde rispetto al periodo. Ma più di questo assolutamente non possiamo dire. Ok? Ecco, spero di essere stato il più chiaro ed esaustivo possibile. Adesso questo video lo manderò anche alle testate giornalistiche che hanno dei papiri di domande per Stefano Bernardi. Ovviamente condividerò poi questo video di YouTube sui canali social. Questa è la situazione attuale. Più di questo non possiamo dire. Quindi il messaggio è chiaro, ecco, ci siamo capiti. Il messaggio è molto, molto, molto chiaro. Chi vuol capire, capisca. Bene, mi fermo qui. Vi auguro un buon sabato, una buona domenica, quindi un buon weekend. Se non lo avete fatto, chi non l'ha fatto, iscrivetevi a Stefano Bernardi Meteo, attivate la campanella delle notifiche, un bel pollicione in alto e lasciate un commento. Passate veramente un buonissimo e sereno weekend. A presto.